Bene, amici di telefonia.net, molti di voi ci hanno chiesto la recensione di questo 5530. Eccovi accontentati, uno smartphone di Nokia, come vedete full touchscreen. Vediamo la confezione, classico caricabatterie micro di Nokia, eccolo qui. Poi abbiamo la batteria BL4U 1000 mAh, visto che il telefono non è UMTS, la autonomia è buona, noi con l'uso intenso abbiamo fatto 2 giorni. Ottime cuffiette in ear con anche il telecomando a filo, come potete vedere, e il jack standard da 3,5. Ci sono in dotazione anche degli adattatori per i vari padiglioni auricolari. Troviamo il mini CD per la suite, che potete anche scaricare in internet se non avete un lettore di mini CD come noi, o il manuale di istruzioni. Eccolo qua. Questa è la confezione. Installiamo il telefono e qui ci scontriamo con il primo difetto di questo Nokia, le plastiche. Le plastiche sono un pochino di scarsa qualità, ma non tanto all'aspetto quanto nell'assemblaggio. Infatti quando andiamo a inserire la cover posteriore, questa un pochino balla, come potete sentire. Nulla di drammatico, anche perché il telefono comunque ha un prezzo abbastanza basso, si trova intorno ai 229 euro. Inseriamo la SIM, richiudiamo, tasto accensione posto superiormente. Lo premiamo, anche qui il tasto accensione un pochino duro da premere. Diciamo che i difetti sono finiti qui, perché per il resto solo pregi. Il telefono è molto compatto, come potete vedere, anche da tenere in mano. Il display è un'ottima unità d'alta risoluzione, 640x360 pixel a 2,9 pollici. Non è grandissimo, ma proprio perché il telefono è molto molto compatto. Inseriamo una data a caso, così come un'ora a caso. E già dai primi tocchi sul display capiamo che il resistivo che accompagna questo telefono è davvero molto molto performante, riesce a recepire i nostri contatti davvero in maniera molto buona, senza dover dare una pressione eccessiva al display. Lato destro, slide per bloccare il telefono, tasto per la fotocamera, doppia corsa perché ha l'autofocus, e i pulsanti per alzare e abbassare il volume. Sinistro, come abbiamo visto prima, questa barra che chiude micro SD e SIM card, micro SD 4 GB in dotazione, possiamo arrivare fino a 16. Sotto, jack per le cuffie, caricabatterie e slot per la micro USB. Eccola qua. Lo slot è coperto da questo coperchietto. Abbiamo anche il pennino, come vedete, lo utilizzeremo davvero poco, forse se qualcuno è abituato a usare la scrittura sul display userà il pennino. Sopra tasto accensione che consente anche ovviamente di cambiare i profili. Cam da 3,2 megapixel, come dicevamo prima, le foto che scatta sono abbastanza buone, le potete vedere sulla nostra gallery, ha anche il flash LED piuttosto potente e i video vengono girati in widescreen. Entriamo nel menu, il software, come potete vedere dalle icone, è il classico Symbian quinta edizione touchscreen, ovviamente. Applicazioni preinstallate, ve le faccio vedere rapidamente. Ovviamente il Symbian ormai lo conosciamo molto bene, se andiamo in posizione ci rendiamo conto come non sia disponibile il GPS, ma possiamo collegarlo solamente a un GPS Bluetooth esterno. Torniamo al menu principale, dotato di Wi-Fi, di Bluetooth, questo 5530, purtroppo, come dicevamo prima, non ha connettività UMTS, ma solamente Quad Band GSM GPRS Edge. Molto compatto, vi faccio vedere subito la multimedialità, visto che si presenta come un Express Music. E entriamoci in questa musica. Abbiamo il tasto per la scorciatoia, che è qua in alto, che può dare accesso alla musica, alle foto, alla condivisione dei file online e ai video, nonché al web browser. Andiamo subito nella musica. Noi ovviamente abbiamo caricato, oltre a canzoni precaricate, Michael Bublé, il riferimento per farvi capire la qualità
audio dei telefoni, e qua le casse stereo, una a sinistra e una a destra, si fanno davvero sentire. Possiamo ascoltare la musica tranquillamente col telefono senza cuffie, senza con una buona qualità. Ovviamente con le cuffie in ear la qualità sarà superiore, ma davvero queste casse ci danno ottime sensazioni. Vediamo se anche in chiamata ci daranno le stesse buone sensazioni. Ve lo faccio sentire in diretta. Purtroppo, essendo un GSM, avrà qualche problema di disturbi. Come sospettavamo, visto la qualità degli altoparlanti, anche la chiamata in viva voce è molto molto buona. Home screen personalizzabile, ovviamente abbiamo la possibilità di avere i contatti rapidi qui in alto. Una volta che clicchiamo su un contatto abbiamo la possibilità di inviare un messaggio RSS piuttosto che modificare il contatto e i dettagli del contatto stesso. Questi quattro scorciatoi in basso sono assolutamente personalizzabili. Andiamo subito nella messaggistica. Ovviamente, essendo un Serie 60, abbiamo client email, facciamo un nuovo messaggio e qua ci compare la tastiera virtuale. Abbiamo due tipi di tastiera, la classica tastiera alfanumerica, grazie al touchscreen che è ben calibrato riusciamo a inserire testo molto facilmente, oppure possiamo usare la scrittura su schermo, e qua sì, ci serve il pennino per scrivere sul display. Dobbiamo dire che il riconoscimento della scrittura è abbastanza buono, come vedete riusciamo a scrivere senza troppi errori. Ovviamente noi preferiamo la tastiera alfanumerica, che diventa automaticamente una QWERTY una volta che giriamo il telefono in orizzontale. Come vedete, in orizzontale possiamo solo scegliere tra QWERTY e scrittura a mano. Usciamo dal messaggio, torniamo nel menu principale per farvi vedere sempre la galleria, perché abbiamo girato un video, lo abbiamo girato in widescreen, quindi questo telefono ci permette di riprodurlo sempre in 16 noni. La qualità del video è abbastanza buona, non a livello dello scatto delle immagini, ma comunque dobbiamo dire che Nokia ha fatto un buon lavoro sulla parte multimediale e camera di questo telefono, che ricordiamo è un telefono abbastanza base di gamma per quanto riguarda i touchscreen della casa. Abbiamo la radio presente nel telefono, abbiamo anche qualche gioco, Bounce come gioco davvero molto molto interessante. Abbiamo l'aggiornamento software OTA, ovvero senza dover collegare il telefono a un PC. Per concludere su questo Nokia 5530 abbiamo avuto buone sensazioni. Purtroppo non abbiamo l'UMTS, ma per il resto ci siamo: un telefono compatto, un ottimo reparto multimediale, la radio, un sistema operativo sul quale possiamo installare, come vedete qua abbiamo installato Facebook, ma possiamo installare praticamente tantissime applicazioni, perché per Symbian serie 60 quinta edizione ormai ci sono davvero tante tante applicazioni. Un display direi eccezionale per il tipo e il posizionamento di telefono. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi, solamente forse un po' le plastiche assemblate non benissimo e il pulsante di accensione duro, nonché gli slot SD e SIM posti in posizione scomoda. Per il resto davvero un buon telefono da Nokia. Per telefonino.net, Andrea Galeazzi.